Custodire il creato per coltivare la pace è il titolo dell'iniziativa che si è svolta il 25 settembre a Monteberico. La diocesi di Vicenza ha organizzato una celebrazione ecumenica a cui hanno partecipato, oltre alla Chiesa cattolica, le chiese ortodosse presenti nel territorio e la Chiesa evangelica metodista, espressione in città del protestantesimo. Si inquadra in quella celebrazione del creato che la Conferenza Episcopale Italiana e tutte le chiese, anche altre chiese in Italia, celebrano in settembre. È il tema appunto come la custodia del creato costruisce la pace e viceversa. Pensiamo a quante guerre nascono proprio a causa del creato, dall'acqua allo sfruttamento delle miniere e altre cose. I popoli, soprattutto poveri, sono derubati dei loro beni, proprio che sono possesso in un certo senso della terra. Allora io credo che nella misura in cui tutti abbiamo rispetto del creato, forse lo costruiamo anche questa pace. La veglia si è conclusa con lo scambio della pace fra i partecipanti e il dono reciproco di pianticelle d'olivo fra le chiese ed è stata lasciata libera una colomba, come invito a tutti a costruire il giorno della pace.